riuscì a rompere. Dunque, racconta cosa vorresti fare da grande. Così, alla fine, ci rivolgiamo. Lavorerò qui, nella fattoria. Gli unici in grado di forgiare una catena indistruttibile la chiamarono Glei. Richiede molta forza. E sebbene forza, sottile come un nastro di seta. Io sono forte. In realtà, ma certo, risulto più forte di qualsiasi altro. Perché non mangiate il midollo? La costruirono con sei elementi ritenuti impossibili. Perché dovrei? Il rumore dei passi di un ti dà forza. La una grande forza. Una. Le radici di una montagna. Ma Thor ha detto... Thor dice tante cose. Il respiro di un pesce. La saliva di un uccello. Un caprone ha tantissime ossa. Chi vuoi che se ne accorga se dovesse mancarne uno? Nessuno. Proprio così. Per attirare l'animale nella trappola qualcuno doveva conquistare la sua fiducia. Così Tyr mise il suo braccio nella bocca della bestia. Ma quando le stringemmo la catena intorno al collo... gli strappò il braccio a morsi. Ti ha spaventato? No. Oggi il lupo è incatenato a Gleipnir in una grotta a Jotunheim. Ma se i giganti dovessero riuscire a mettere le mani su Fenrir, le forze del male evocherebbero il Ragnarok.